Come investire i propri ricavi? Questa è una bellissima domanda. Vi ho detto, se mi ricordo bene, mi sembra di averlo detto, che fino a quando abbiamo una banconota in mano e fino a quando tutti riconosciamo che quella banconota ha un valore, quindi se io ho 100 euro in mano, per me quelli sono 100 euro e per te sono 100 euro, quindi per tutti sono 100 euro, allora ha questo valore. Ma quando quella banconota perde il suo valore, io posso avere un foglio con scritto 100 euro, ma che in realtà magari vale zero, no? Ed è un po' quello che poi è successo in Argentina, quando le persone andarono con le pentole a battere con i coperchi in mestoli in strada. Quindi intanto c'era il presidente dell'Argentina che era su un elicottero e se ne stava scappando all'estero. Quando ci fu questa crisi dell'Argentina, quando ci furono il surplus del mercato immobiliare in America, quindi quando ci furono questi problemi c'è sempre qualcuno che poi comunque è riuscito in qualche modo a cavarsela e altri invece che con un pezzo di carta con un valore scritto sopra non sono riusciti a fare nulla. Oppure la storia più recente, la Grecia, ok? Il default della Grecia. Ma io vi ho detto che sicuramente uno degli investimenti che si può fare è quello di spendere nell'oro, perché l'oro lo si rivede sempre. In un'ottica futura, come si possono investire i soldi al meglio per far fruttare al meglio la nostra società, okay? La nostra impresa, il nostro lavoro? Solitamente avevo un sistema, no? Un sistema che era quello di dire: io da un lavoro prendo 2.000 euro. Di questi 2.000 euro so che 1.000 circa vanno in tasse, no? Quindi 50%, 1.000 li prendo e li metto in un cassettino. Ok? Dico cassettino, ma possono essere anche un conto, possono essere tutto quello che volete voi, ok? Diciamo cassettino per una questione di praticità. Questo sistema è detto il sistema dei barattoli. Quindi prendo e metto da parte questi 1.000 euro. Mi avanzano altri 1.000. Io di questi 1.000 so che, togliendoci i costi della struttura, i costi che devo coprire quella settimana lì, quel mese lì, perché magari io un mese, io mi ricordo che quando arrivi a gennaio, magari hai più spese rispetto che a giugno, oppure a settembre hai più spese rispetto che ad altri mesi, quindi magari proprio di spese di vita, tipo la caldaia, la manutenzione. Ti arriva la bolletta del gas col conguaglio, quindi tutte queste spese qui che comunque sono un minimo, devi andarle a bilanciare. Io vi ho detto di non pensare a mese, però uno deve pensare a mese su queste cose qui, o almeno in maniera bimestrale devi farlo. Mettiamo caso che io di tutto questo riesco a tirare fuori 300 euro. Questi 300 euro ho due metodi. O le metto in un cassettino e dico: ok, 300 euro sono lì, sono messi da parte, sono safe. Oppure se devo, che ne so, devo comprare una tavoletta nuova, perché magari ho una Wacom del 1950 e magari ho bisogno di una tavoletta nuova. Ce la faccio con 300 euro? Sì, le investo. Questo è una forma di investimento. Una forma di investimento che permette a noi di poter migliorare la nostra struttura e quindi poter generare lavoro in più. Se magari non mi serve la tavoletta grafica, perché la tavoletta grafica io alla fine non la uso proprio al 100% come potenzialità, magari però ho bisogno di comprare un altro computer sul quale fare render farm, ok? Sul quale mandare a morire i progetti, nel senso che li lasci lì acceso 24 ore su 24 a renderizzare, ok? Quindi devo anche pensare bene a quanto poi mi costa. Mettiamo caso che un computer del genere mi costi 1200-1500 euro, ok? Diciamo che poi alla fine comunque i prezzi per lavorare con The Workstation in un certo modo sono minimo 4.000 euro, 4-3.000 euro, però mettiamo caso che io voglio questi 1.200 euro. Ok, quindi prendo questi 300 euro e le metto da parte, le metto in questo cassettino. Magari in altri 4 lavori riesco ad avere sempre questi 300 euro e quindi dopo 4 volte ho il mio budget per potermi comprare un nuovo computer. Ci
Cioè, investire sull'hardware, investire sulla propria struttura per poter potenziare qualcosa è fondamentale ed è uno degli errori che spesso le società fanno perché non si ragiona su quello che realmente possiamo fare. Se io ho possibilità di investire, ho possibilità di avere qualcosa in più che mi permette di avere più potenza, perché tanto penso che un errore, un fattore comune è sicuramente nei computer è la mancanza di RAM, ok? Quindi quando io vado a fare o un render o una modellazione o una simulazione, mi manca sempre la RAM. La RAM è come l'acqua, bisognerebbe averne acquintalate, ok? Quindi se uno va a aumentare la RAM, sicuramente migliora le prestazioni non soltanto del suo lavoro, ma la possibilità di farli più velocemente. Farli più velocemente consente, chiamo caso, di avere la necessità di consegnare un lavoro in tempi molto brevi, consente di consegnare prima questo lavoro, eventualmente fare anche le modifiche e vivere in maniera tranquilla, senza l'ansia, con magari un investimento minimo. Ok, ci siamo privati di 300 euro, ci siamo privati di 1000 euro, però le abbiamo investite per poterne ricavare altre. Uno dei problemi, o comunque ora non voglio offendere nessuno, però una delle credenze che che si ha in questi ultimi periodi è quello del Bitcoin. Ok? Ora sono tutti impazziti per il Bitcoin, ma in realtà il Bitcoin è un po', secondo me, è una bolla che tra un po' esploderà, proprio come stanno già esplodendo alcune. Però è un sistema di investimento che le persone non hanno capito che se io compro un Bitcoin ho già guadagnato. Però mettiamo caso che io investo su un Bitcoin o investo in borsa o investo in altre situazioni, ok? 1000 euro. E queste 1000 euro, questi 1000 in realtà mi producono con il tasso di interesse, con i tassi che vanno a darmi di ricavo. Abbiamo caso che di 1000 euro mi danno il 5%, ok? Vuol dire che io guadagno 50 euro su 1000 euro tutte le volte che salgono, ok? Che magari la salita magari è molto, molto rapida. Però questo vuol dire non è che io il giorno dopo sono più ricco. Io in realtà sono in debito, perché investire vuol dire spendere, andare in negativo, ok? Vuol dire che se io ho comprato un bene per 1000 euro, in realtà sono a meno 1000 euro. E quindi quando in realtà quel percentuale che mi dice guarda, si è alzato del 5%, vuol dire che io da quei 1000 euro devo togliere il 5%. Quindi quando arriverò ad avere, mettiamo caso che, ora dico delle cifre a caso, ok? Che in 10 mesi fa sempre il 5%, questa cosa in cui io investo, vuol dire che in 10 mesi ho fatto il 50% di guadagno. In realtà vuol dire che avendo investito 1000, io ne ho 500 che sono rientrate e sono ancora sotto di 500 euro. Vuol dire che devo aspettare altri 10 mesi per andare in pari e per poi iniziare a guadagnare. Non sempre quello che uno investe poi lo vede nel futuro. Cioè quello che te investi, secondo me, sono sempre entrate negative. Ora, io non voglio, non posso far vedere alcuni miei Excel di alcuni miei progetti, però su alcuni progetti io magari ho speso di più perché mi è costato di più l'hardware di quello che ho guadagnato, o comunque mi è costato di più la struttura di quello che sono andato a guadagnare. E quindi tutto quello che io ho dovuto acquistare è una spesa negativa. Essendo una spesa negativa su quello che mi hanno dato, vado un pochino diciamo, ci vado quasi in pari, ok? Quindi bisogna un po' capire, però in sapere investire nella propria struttura per poterla migliorare permette di poter generare altro lavoro, quindi permette di poter fare qualcosa in più.